Praticamente ho asciugato i capelli e me li ho fatti diventare anche lisci. Questo è il risultato praticamente della spazzola 3 in 1. E sinceramente è ottima perché mi trovo bene con questa. Ovviamente poi farò una recensione a parte perché adesso non mi. Eh, siccome è un vlog, preferisco. Non ricercare cioè, non dire cosa ne penso eccetera più o meno comunque è spettacolare cioè io con questo mi trovo bene questo è il risultato perché mi sono fatta la doccia e dovevo asciugare i capelli alla fine questo è il risultato mi piace mi sono anche truccata ma siccome fa caldo mi sta colando tutto Il correttore. Bene. Vabbè. Comunque, allora, dato che mi è venuta un'idea per fare un altro video, um, volevo dirvelo qua in questo vlog. A prescindere che per, finalmente, eh, diciamo che sono uscita, sono andata a Cernobbio ormai quasi tre mesi in casa per cui per fortuna adesso siamo più liberi possiamo uscire eccetera comunque a parte questo volevo dirvi che ho pensato di fare questo video qua cioè um, nel prossimo video vorrei rispondere alle vostre domande per cui in pratica, dovete scrivermi qui sotto in questo vlog, cioè in questo video. Delle domande, qualsiasi quelle che volete, non lo so, mh, adesso non mi vengono in mente. Comunque, <ride> ad esempio, di dove sei, cioè domande tipo in questo genere, no? Perché dato che non l'ho mai fatto questo video, rispondo alle domande eccetera vorrei provare ovviamente il video allora lo vorrei mettere per, adesso ve lo dico per martedì prossimo e farlo per lunedì per cui se voi mi, ma, mi scrivete sotto delle domande, non so, anche qualche curiosità che volete sapere eccetera ehm, io vi rispondo poi, cioè lo registrerò il video praticamente lunedì, perché ora che mi fate delle domande io fino a lunedì mattina ovviamente prenderò un po' di domande, almeno che ne so, 10 domande, prenderò quelle 10 domande, farò il video e poi martedì vedete ovviamente le risposte che voi eh, in pratica dovete però <ride> lasciarmi sotto in questo video le domande mm, io avevo pensato a questa cosa qua per anche per parlare insieme per non so se volete sapere qualcosa o cioè praticamente qualsiasi cosa basta che sotto in questo video mi fate delle domande per cui mi raccomando io spero di ricevere almeno quelle 5-10 domande, dato che questo video non l'ho mai fatto e lo volevo fare. Per cui, mh, cioè, per quelli che guardano questo video e, e praticamente sono arrivati fino a qua, perché adesso non so quanto dura il vlog, però mi raccomando, scrivetemelo qua sotto. Qualche domandina, scrivetemi qua sotto. Prima... Mm, si sì, faceva tramite instagram ma siccome avevo intenzione di farlo tramite uh, youtube allora ho pensato a questa cosa qua spero che sia anche per voi bello perché ad esempio se voi avete bisogno non so di sapere qualche ricetta in cui la maggior parte io faccio anche le ricette sui video non so, qualche ricetta, qualcosa, qualche domandino, cioè, di tutto quello che volete, basta che mi scrivete sotto qua in questo video, tutte le domande. Spero che eh, lo fate e spero che eh, vi piace questa idea. Io ci tengo tanto perché voglio eh, interagire con voi, voglio parlare con voi, voglio che cioè ad esempio ci scambiamo consigli io vi dico la mia, voi dite la vostra cioè queste cose qua anche perché youtube serve anche a questo non solo per guardare diciamo i video eccetera volevo dirvi solo questa cosa qua per cui spero che prendiate in considerazione questa cosa e spero che ricevo qua sotto almeno un po' di domande tanto per giocare tra virgolette insieme fare qualcosa di diverso spero perché se poi ovviamente non ricevo domande ne, ne ricevo solo tre eccetera ovviamente il video non lo faccio comunque mh, cosa volevo dirvi bene non mi ricordo più ho sempre la memoria corta comunque Niente. Volevo dirvi solo questo. Eh, no, in teoria volevo dirvi anche un'altra cosa, ma non mi ricordo cosa. Perfetto. È sempre così. Sempre. Mi dimentico poi di. Diciamo, dire le cose. Vabbè. Se mi viene in mente, ve la dico. Ma sarà. Un po' difficile. Ok. Niente. Io volevo dirvi solo questo. Adesso continuo il vlog. Vedrò cosa farvi vedere. E non lo so. Comunque, iniziamo bene. Vabbè, da una cosa che devo dire, poi non la dico più. Uh, ah, ecco, vedi che mi vengono in mente poi piano piano. Allora, le domande che voi mi scrivete sotto nei commenti. Ovviamente, io non rispondo subito a voi. Mi metto semmai un cuoricino per far, far sì che io l'ho letto. No? Poi seleziono le domande che mi piacciono, le domande giuste, diciamo e eh, poi risponderò nel video per cui non è che risponderò alle domande subito quando voi me le fate sotto nei commenti perché è successo l'altra volta cioè tanti mesi fa che io avevo fatto questa tipologia solo che poi dopo io da scemo avevo già risposto alle domande sotto nei commenti invece di poi ovviamente farle nel video per cui Voglio dirvi anche su questa cosa qua che non rispondo sotto nei commenti, ma vi risponderò nel video. Per cui praticamente eh, sono ask, fammi delle domande. Solo questo. Ok, sette minuti è già troppo. Io continuo il video e... Eh, niente, fatemi sapere se anche voi siete usciti, se andate in giro, eh, come sta andando, diciamo... In questa settimana eh, la vostra diciamo fine quarantena perché ormai non siamo più in quarantena come sta andando se anche voi non so io ad esempio sono uscita non lunedì ma martedì mi sembra o lunedì no sono uscita anche lunedì sono uscita in questi giorni. Sono andata a supermercati, negozi eccetera. Per una rottura, cioè, diciamo che non è che non è come prima. È un, è un momento un po' complicato, un po' difficile. Diciamo per cui, niente, fatemi sapere anche voi come. Come l'avete presa, come la state passando l'uscita fuori. Dopo, ovviamente, eh, piano piano vi dirò cosa, cosa ne penso io. Adesso mi metto, monto i video che devo montare e faccio altre cose perché devo anche mangiare. Sono le 12.50, devo anche mangiare. Per cui, ci vediamo dopo. E poi, se mai, se mi ricordo, vi racconto com'è andata. Diciamo in questa settimana intanto vado avanti a fare quello che devo fare se no non mi muovo più e già 10 minuti di video Cioè, mi sparo chissà quanto durerà solo per queste queste clip vabbè ci vediamo dopo che meglio comunque mi è arrivato il pacco della Sephora tan tan tan. dato che ho ho sbagliato a acquistare una cosa, cioè non è che ho sbagliato, <ride> che dovevo... C non mi ero accorta che l'oggetto che io avevo preso non era dentro nel carrello, perché era finito. Allora ho dovuto rifare un altro ordine e comprare altri prodotti, per cui alla fine, eh, aspetto che arriva l'altro pacco della Sephora, e faccio il video shopping delle novità della Sephora perché ci sono tante, tante novità. A confronto, c'è cioè, eh, molte novità della Sephora. Per cui, dato che io lo comprate, ve le farò vedere nel video dello shopping. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e eh, non perdetevi i video che faccio, così almeno vi faccio vedere che cosa avrò acquistato alla Sephora. E questa, diciamo, è la novità che presto lo scoprirete. In... in più, volevo farvi vedere praticamente quello che ho preso quando ho... Stamattina eh, sono andata al McDonald's dopo quasi tre mesi in quarantena. Sono andata a fare colazione al McDonald's e dato che al eh, McDonald's mh, accumuli punti, no, praticamente ho preso la tazzina, praticamente questa qua, che adesso volevo farvela vedere questa vale 5 punti e una tazzina per il caffè poi c'è quella cappuccino che vale 10 e quella per mettere lo zucchero che ne vale 10 punti per cui io vorrei fare la collezione e mm, ovviamente ve le vorrei mostrare tutte piano piano quando ce le ho tutte per adesso vi mostro questa qua che è praticamente rosa non so perché <ride> Si vede un altro colore, comunque ve lo assicuro che è rosa e c'è scritto oggi è mercoledì, tranquilli, passa in fretta. Questa è la tazzina. Troppo bella. Che poi è una tazzona perché per il caffè secondo me è grande. È troppo bella e io volevo fare la collezione, per cui volevo farvi vedere la tazzina che avevo preso. Stamattina che eh, poi mi stavo anche dimenticando di farvelo vedere tutto ciò, comunque è carina se per caso volete anche voi queste cose, prendete i punti, andate e prendeteli perché sono troppo belle, troppo carine in più. Prima ho fatto anche le eh, ho messo lo smalto perché, sinceramente, il, il semi permanente dopo un po'. Stanca, <ride> allora, siccome è un continuo mettere, star lì due ore, tre ore a farlo. allora ho detto: no, mettiamo lo smalto. Così almeno so che mi dura due o tre giorni, ma so che non devo star lì tutte le volte a mettermi. Se mi permette, per cui ho fatto praticamente sia sulle mani che sui piedi. Vi faccio vedere cosa ho usato. Allora, per i piedi, lo smalto rosso. Questo qua della Rocher, questo, che non è male. È praticamente fatto così. Non so se si vede. Adesso mi cola tutto, ok, fatto così. Infatti, se vedetelo così non so se si vede, no, no. si vede poco, un po' l'ho consumato perché mi sta piacendo tanto. Ed è facile anche da applicare. Per cui mi sto trovando bene ed è molto bello. Questo qua della Robuschia l'ho messo sui piedi. Certe volte lo metto anche sulle mani. Invece, per le mani, ho usato prima lo smalto della Sephora, che anche questo è molto comodo perché ha lo scovolino così. Ed è molto bello ed è comodissimo. Infatti usato questo qua nero col tappino carino se ve le consiglio di andarlo a prendere e in più ho messo sopra questo qua della essence allora dato che a me mi piacciono i colori più forti questo è trasparente con i brillantini per cui cioè fatto così non so se si sì per cui non mi piacciono le cose trasparenti e allora ho deciso di provarlo a mettere praticamente sulle mani, praticamente così sulle mani, adesso non so perché non comunque questo e il risultato viene così me lo sono inventato perché ho detto, dato che mi piacciono i brillantini, perché non mettere allora questo qui è peel off, per cui si tira via si vede, si fa vedere anche qua in poche parole se cioè, voi lo mettete potete tirarlo via staccandolo e niente mi sono inventata praticamente due smalti in uno così meno li consumo perché io per consumare uno smalto durerà più di un anno. Ora <ride> che li finisco. E ne ho tantissimi. Questi sono gli smalti che ho usato. Non si sa mai se poi mi chiedete. Quale smalto ho usato. Quale ho messo. Me lo sono inventato. E ho usato due smalti. E ho messo praticamente lo smalto rosso con i brilli. Eh, lo smalto rosso. Lo smalto nero con i, i glitter. Così. Solo questo. E niente. Comunque già ho notato che dura tanto il vlog come sempre per cui niente direi che concludo il video perché 25 minuti di video è un, poco, un po' troppo anzi adesso lo devo montare perché domani deve andare su anche se voi lo vedete sabato ma per me è domani e e niente solo questo volevo dirvi questo comunque volevo mm, dirvi le cose di prima in senso che sinceramente esco poco anzi voglio uscire poco perché a parte che inizio a far caldo e con la mascherina e guanti su di come non so cosa per cui la, già la cosa non mi piace in più devi fare la fila ovunque devi aspettare mezz'ora un'ora di più dipende dove vai no sinceramente mi sono un po' rotta di, di stare in coda di fare tutte queste cose qua per cui ho deciso che se per caso mi serve qualcosa la maggior parte farò acquisti online come sto facendo adesso o Comprerò diciamo le cose online Per cui in poche parole Preferisco Fare così Perché non mi piace Come diciamo Se La situazione Diciamo in questa frase Fase 2 Perché Cioè è cambiato <ride> Molto e io preferisco davvero rimanere a casa, uscire il meno possibile e fare le cose di più forse necessarie. Perché cioè, già solo per 10 minuti entrare in un negozio e comprare qualcosa io già sclero. Tra il caldo, tra la mascherina, i guanti, la fila. Poi devi misurare la febbre, devi vedere se la febbre ce l'hai giusta e non oltre il 30%. 7 5 per cui cioè dopo un po' mi che palle per cui preferisco cioè io la, la vedo così per cui la mia esperienza è stata questa che preferirei diciamo stare a casa e fare qualcosa a prescindere che tanto trovo sempre da fare qualcosa in poche parole che stare in giro. Ogni tanto decido di andare in giro, di andare a Como, di andare a Cernobbio fare una passeggiata. Ogni tanto lo faccio, come avete visto. Ogni tanto si sì, prendo e esco, faccio quelle così, ma non tutti i giorni come facevo, perché è dura e pesante. Non lo so, sinceramente non lo so, però wow. Sto notando i miei capelli belli diversi boh. vabbè comunque niente volevo diciamo dire un po la mia su quello che penso su quello che ho notato io in questa fase 2 che sinceramente boh tante cose sono cambiate quello sì vabbè, vabbè. non mi dilungo di più perché poi Dopo <ride> arriva 35 minuti E poi io dico no Per cui niente Ci vediamo al prossimo video E niente Iscrivetevi al canale Mi raccomando Le domandine sotto qua Non ve le, di non ve le dimenticate Io vi aspetto con le domande sotto Sono le 6 Comunque niente, scusate se il video dura tanto, cioè, questi vlog durano tanto, specialmente quando parlo troppo, non la smetto più. E eh, scusate se il video dura troppo, per cui vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Grazie per chi è arrivato fino a qui, grazie per chi guarda tutti i miei video e è sempre presente perché io leggo sempre tutti i vostri messaggi e commenti sotto, per cui e' meglio che ci vediamo al prossimo video perché questo vlog è durato fin troppo. <ride> Sinceramente, è durato fin troppo. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando. Seguitemi su Instagram e ricordatevi, io ve li ricordo sempre 200.000 volte: di lasciare delle domande qui sotto per il prossimo video che ci sarà. Se non sbaglio, martedì. Sì, perché mi dimentico sempre. Ok, ci vediamo al prossimo video, che è meglio. Così meno vado a montare subito il vlog e domani lo vedete alle 5. Ciao, al prossimo video e buona domenica.